amici del Circolo Nautico Posillipo, appassionati di pallanuoto, benvenuti in diretta dalla piscina Scandone, dove tra qualche minuto inizierà il match valevole per la terza giornata del campionato di A1 tra Circolo Nautico Posillipo e Pallanuoto Trieste. Piacevole novità di quest'anno: da oggi le partite della formazione rossoverde saranno visibili in diretta anche su TV Luna. Salutiamo tutti i telespettatori dell'emittente visibile sul canale numero 83 del digitale terrestre. Arbitri della contesa saranno i signori Riccardo D'Antoni e Arnaldo Petronilli, il delegato il signor Maurizio De Chiara. Do lettura della formazione delle squadre: Trieste in calottina scura, 1 Lazovic, 2 Podgornik, 3 capitano Petronio, 4 Pavi, 5 Marziali, 6 Sedelmaier, 7 Manzi, 8 Mezzarobba, 9 Razzi, 10 Draskovic, 11 Liprandi, 12 Mladosic, 13 Oliva. Tecnico sul piano vasca Maurizio Mirarchi. Risponde con la calottina bianca il Circolo Nautico Posillipo: 1 Izzo, 2 Somma, 3 Angelone, 4 Rocchino, 5 Mattiello, 6 Aiello, 7 Serino, 8 Cuccovillo, 9 Briganti, 10 Bertoli, 11 Milicic, 12 il capitano Saccoia, 13 Spinelli, 14 Valle. Il tecnico sul piano vasca è Pino Porzio. Stiamo ultimando i preparativi per l'inizio delle operazioni. Prime due giornate che hanno visto Trieste vincere in maniera netta contro il Catania in una partita nella quale è stato mattatore il bomber montenegrino Vuk Draskovic, mentre nella seconda i giuliani hanno dovuto patire dopo una partenza a razzo e sono riusciti a piegare l'Olympic Roma grazie alla bomba in alto e tiro sganciata da Manzi a 3 secondi dal termine. Inizio sofferto per i ragazzi di mister Pino Porzio, che all'esordio hanno pareggiato rimontando 3 reti nel finale alla neopromossa Rarinantes Florenza. Pronto il riscatto e l'immediata reazione lo scorso sabato alla Scuderi di Catania, con il successo contro la formazione allenata da Peppe Dato. Partita importante, partita che, anche se siamo solo alla terza giornata, mette in palio punti importanti in ottica lotta per i playoff. Queste sono due serie candidate per un posto almeno nella zona Europa, chissà se non potranno usare qualcosa in più. Posillipo che, lo ricordo, per le prime 11 partite dovrà fare a meno dei due bomber stranieri Darko Burguna e Marco Radulovic, ma i compagni sono pronti a dare tutti quel qualcosa in più che servirà a compensare le due importanti assenze, così da mantenersi in zona Europa e poi allungare il passo. Si parte con il fischio dei due direttori di gara, vediamo chi si aggiudica la contesa. Si è lanciato Mattia Rocchino e lui arrivare per primo sul pallone brucia con il numero 12 in un duello tra giovani Mladosic e il Posillipo, che orchestra la prima azione Lollo Briganti, prestato dall'ex rossoverde Manzi. Fallo semplice, gestisce il pallone Giuliano Mattiello, palleggia sul perimetro il Posillipo, finte di Cuccovillo, gira su Rocchino, Cuccovillo, Briganti, si va ai due metri, trascorrono i secondi, fallo semplice, fallo in attacco, anzi mi correggo, e De Chilazovic che rilancia, va lungo sul suo mancino Edo Manzi che lotta con il suo marcatore, c'è l'espulsione e Pozzetto per Lollo Briganti, primo fallo grave, primo uomo in più della partita per la Pallanuoto Trieste, che gestisce il possesso con Draskovic che è andato nuovamente da Manzi. Gira il pallone sul perimetro, Mladosic incespica con la palla, prova la conclusione sul corto, la palla va fuori, può recuperare così Roberto Spinelli, lancia lungo, va a servire con il numero 4 Mattia Rocchino, autore di una gran prova contro la Florenza, e Rocchino sul lato cattivo si ferma, fa, scarica fuori, recupera Mladosic sul servizio impreciso ed è ancora il numero 12 che fa ripartire l'azione dei suoi, Maurizio Mirarchi che dispone le sue squadre con la difesa M, fa giocare i suoi ragazzi a ritmi alti e sfrutta con sistematicità l'arma delle ripartenze. Vediamo Trieste che attacca contro difesa schierata,
Ci prova Drašković, è murato da Milicic in un duello tutto Balcani. Ancora Vuk Drašković che recupera la palla a Edo Manzi, prestato dal numero 7 Serino. C'è il controfallo avvisato al centro dalla coppia arbitrale. Rocchino è pronto a battere, lo presta Drašković, cerca di fargli perdere tempo. Ravvisa il fallo semplice d'Antoni. Rocchino, Cuccovillo prova ad andare dai due metri, c'è il fallo in attacco, ravvisato ai danni di Milicic. Sfuma l'azione offensiva, può ripartire Trieste con Lazovic. Rilancia l'azione dei suoi, c'è spazio centrale per il numero 5. La palla viene girata, Mladosic, servizio al palo e la rete. Si è incunato ai due metri, Drašković ha messo dentro. Controfuga portata avanti in maniera brillante da Trieste, tre passaggi, l'assist se ho visto bene di Mladosic, c'è deviazione da distanza ravvicinata di Drašković, parte in svantaggio il Posillipo. Ci aspettiamo, ma sarà poi il campo a emettere il suo verdetto, una partita equilibrata che nel rispetto dei pronostici dovrebbe snodarsi sui binari di un duello punto a punto. Riprende il gioco, è il Posillipo che riparte con Milos Milicic. Cuccovillo gira il pallone sul perimetro, la formazione rosso-verde, fallo semplice. Milicic, Cuccovillo, Milicic gira il pallone, ancora il tiro all'incrocio, è sfortunato Cuccovillo. Riprende il pallone Trieste con Edoardo Manzi che si impossessa della sfera, gestisce l'azione dei suoi, lo guarda da vicino il centropoi Emiliano Aiello. Manzi va subito in verticale, Trieste attacca ancora, c'è il fallo in attacco, ravvisato probabilmente a Michele Mezzarobbe. Milicic che torna da Spinelli, può attaccare ancora la formazione padrona di casa. Cuccovillo imposta l'azione, va in verticale anche lui, prova a velocizzare il gioco, c'è il fallo semplice subito da Rocchino. Cuccovillo, Nicola Cuccovillo, Milicic gira il pallone, il tiro alla rete, il pareggio del numero 5 Giuliano Martiello. Lo rivediamo al replay, riceve da Milicic, non ci pensa su, si alza e buca Lazovic con un tracciante sulla lunga diagonale. Giuliano Mattiello 1-1 a 4:24 dalla fine del parziale di apertura. Tutto pronto per la ripresa delle operazioni, si attende solo che si completino i cambi. Petronilli dà il via, si riprende. Ancora Trieste. Fallo semplice. Continua a girare il pallone. C'è il fallo su Drašković. C'è l'espulsione. Pozzetto per Giobatta Valle, primo fallo grave per lui. Uomo in più, superiorità per Trieste. La palla arriva a mezza roba, gira centralmente su Drašković, va sul lato cattivo, mancano pochi secondi, Drašković e la rete la mette all'angolino il Montenegrino, 2-1. Una saetta, una stilettata. Spinelli nulla può. Ottimo tiratore questo ragazzo, conferma le sue doti. Doppietta. Magari il Posillipo proverà a metterlo in difficoltà portandolo dentro per provare a gravarlo di falli. Altrimenti Drašković è uno dei clienti da, come si dice in gergo tecnico, guardare a vista. Riprende il gioco e Milicic a impostare l'azione.
anzi il numero 10 è entrato Zeno Bertoli. Bertoli avanza sul gol del pari all'esordio. Mattiello ancora Zeno Bertoli. Bertoli va da Mattiello sul lato cattivo, le finte di Giuliano Mattiello, vediamo se ci prova. La sua fantasia gli consente qualsiasi tipo di soluzione. Scivola la palla indietro su Bertoli, c'è l'attacco in pressing di mezza roba, scade il tempo, finiscono i 30 secondi. Controfallo immediato, nuova opportunità offensiva per il Posillipo, gioco spezzettato. È il circolo nautico Posillipo che attacca Mattiello. Mattiello va sul lato cattivo da Ciobattavalle, gira Giuliano Mattiello per il suo numero 2 Agostino Somma, top scorer da quel di Catania. Somma, le finte, il tiro e il palo, anzi l'incrocio a fermare i rossoverdi. Si resta sul 2-1 per Trieste quando mancano 3 minuti alla fine del primo parziale. Deki Lazovic a rilanciare e il 7 in calottina scura ad avanzare con Andrea Mladosic, giovane talento in orbita, 7 bello. Si torna da Vuk Draskovic, le sue finte, lo francobolla a Mattiello, gira il pallone per il numero 6 Sedelmai. C'è il fallo grave proprio in ripartenza, c'è l'opportunità di andare in contropiede per il Posillipo, vediamo se la capitalizza. Si distendono i rossoverdi, c'è l'opportunità di andare al tiro ma preferisce andare con il palleggio ragionato la formazione in calottina bianca. Scorrono i secondi, sta rientrando l'uomo e spuzza la rete, è scatenato Giuliano Mattiello. 2 giorni fa ha festeggiato il compleanno e adesso in diagonale festeggia la doppietta, 2-2. Impatta il vice capitano partenopeo, 2-2, partita in equilibrio. ...2:33 alla fine del periodo inaugurale, 2-2, punteggio in assoluto equilibrio, 2 falli gravi commessi dal Posillipo, 1 dalla palla a nuoto Trieste. Espulsioni che potranno avere il loro peso nel finale, su una partita che si sta giocando sui dettagli. Mirarchi corregge qualche errore ai giocatori usciti. Squadra nuova, squadra che ha cambiato tecnico e quindi c'è bisogno di tempo per assimilare i meccanismi di gioco e trovare l'amalgama. Fallo grave per Somma, uomo in più Trieste, superiorità. Manzi gira Razzi, Draskovic, palleggio su Podgornik e tiro di rigore. Protesta Pino Porzo con D'Antoni. Guadagna il 5 metri Andrea Mladosic. Fallo grave assegnato a Zeno Bertoli e Vuk Draskovic che va sul dischetto, vuole la tripletta il montenegrino. Va a duello con Spinelli che è un buon para rigori. Vediamo chi ha ragione. Si attende il fischio dei direttori di gara a chiedere il rispetto della distanza a Riccardo D'Antoni. Siamo pronti. C'è il tiro alla rete. Draskovic sa 3 su 3. Rivediamo il bolide che va sotto la traversa, 3 a 2. Tripletta di Vuk Draskovic, 3 a 2 Trieste. A 1:52 dal primo intervallo. Detta il ritmo delle operazioni il 7 allenato da Maurizio Mirarchi. Deve reagire il Posillipo, vediamo chi sarà ad operare il primo allungo, se andremo fino in fondo con un duello gol a gol. È una partita ricca di emozioni, Milicic fa ripartire i suoi, fallo su Cuccovillo. Bertoli, Saccoia, Cuccovillo, Bertoli, Cuccovillo, Nicola Cuccovillo scambia con Zeno Bertoli, trascorrono i secondi, vediamo la soluzione offensiva del Posillipo. Cuccovillo, c'è il fallo in attacco, può ripartire Trieste
Mladosic. Andrea Mladosic si in possesso della palla a far risalire i suoi. Mladosic. Mladosic. Draskovic. E il numero 6 va fuori, Emiliano Aiello, altra superiorità numerica per Trieste. Quarto uomo in più per i Giuliani. Ma sfuma subito questa opportunità per un fallo in attacco. Non capitalizza l'uomo in più. Protesta però Maurizio Mirardi. È ripartito il Posillipo con Fabio Angelone. Cerca il passaggio verticale, c'è il fallo semplice di Vuk Draskovic. Attacca il Posillipo. Possesso di palla ora nelle mani di Milicic, che va da Cuccovillo, torna da Milos Milicic. Fischia D'Antoni, uomo in più per Podgorica. Espulsione Podgorica, colpio la rete! Si è incuniato ai 2 metri Zeno Bertoli da centro body Razzi. Ha schiacciato alle spalle di Lazovic. Impatta il circolo nautico Posillipo, 3-3, Zeno Berto. Mancano 43 secondi alla fine del parziale di apertura. Fischia Petronilli, riprendono le ostilità, 3-3. E Podgornik a gestire il pallone, fallo semplice. Ultimo possesso ragionevolmente per Trieste. C'è il fischio e l'espulsione per Milos Milicic. Ancora uomo in più Trieste. Lavorando bene ai 2 metri la formazione di Mirarchi. Le finte di Draskovic, allarga il pallone Manzi. Manzi in possesso della sfera, si va ancora da Draskovic, il tiro stavolta Spinelli c'è, Spinelli c'è, dice di no. Ultima azione del primo parziale, trascorrono i secondi, tiene il possesso Spinelli, va da Cuccovillo, vediamo se ci prova, scarica dalla distanza, controlla Lazovic, 3-3 a fine primo parziale. Io restituisco la linea alla regia. Torniamo in diretta dalla piscina Scandone. È partito lo sprint per il secondo parziale. Lo vince Trieste e Manzi a gestire il possesso. Attaccano i Giuliani e il Mancino che scarica su Michele Mezzaroba. Altro prospetto che vuole provare a riprendersi la nazionale. Gira il pallone, la formazione in calotta scura, Manzi a roteare il braccio, si ferma Edo Manzi, gira ancora il pallone Edo Manzi, il tiro sopra la traversa Spinelli e gli dice di no. Corner Trieste, c'è mezza roba sulla palla, subisce il fallo semplice di Mattia Rucchini. Si torna da Manzi, pressato da Briganti, fallo in attacco, anzi da Mattiello. Si è impadronito della sfera il numero 5, doppietta fin qui per lui. Ancora il numero 5 in calotta bianca ad avanzare, va da Cuccovillo, Nicola Cuccovillo, può scaldare il suo braccio, le finte, scarica fuori dal numero 9 Briganti. Cuccovillo prova sul lato cattivo da Rocchino, fa segno di aspettare D'Antoni, c'è un uomo in più, va nel pozzetto, capita Re Petronio. Uomo in più Posillipo, Rocchino, Cuccovillo, Mattiello, gira il pallone Briganti per Cuccovillo, Mattiello, Mattiello ancora, Cuccovillo, il tiro e la parata di Lazovic, toglie un gran bolide dall'angolino, ci riprova ancora Cuccovillo, può rientrare il giocatore espulso. Attacca ancora il Posillipo, la rete di porta i suoi in vantaggio, le finte, la botta che non lascia scampo a Deki Lazovic. Cuccovillo rimette i suoi,
in vantaggio, si mette avanti anzi per la prima volta dall'inizio della gara. Nicola Cuccovillo firma il vantaggio Posillipo a 1.26 dall'inizio del secondo parziale. E Podgornik a gestire la sfera. Manzi può avanzare la formazione di Mirardi, ancora con Podgornik, mezza roba, fa sentire il tifo partenopeo. Podgornik gira in posizione laterale, le finte, la parata di Spinelli sulla conclusione di mezza roba sul corto. Avanza il numero 2 Podgornik, c'è l'attacco in pressing di Rocchino che ruba palla, può andar via in 1-0. Sta nuotando come un forsennato il giocatore triestino per recuperare Rocchino, il tiro da rete. Va sul doppio vantaggio al circolo nautico Posillipo. L'attacco di Rocchino, la controfuga vincente, Lazovic ha provato ad opporsi in tutti i modi. Non ha tremato Rocchino, ha scaricato in porta il più 2. Più 2 Posillipo. Torna sul pallone Trieste. Mancano 5.49 all'intervallo lungo. E Podgornik che fa ripartire i suoi, avanza Trieste, gira su Manzi, viene braccato, prova a liberare il tiratore Trieste, Draskovic al centro da Marziani, fallo semplice, può battere Trieste con Marziani, scorrono i secondi, ritorna ai 2 metri, c'è l'anticipo, ci prova Marziani, traversa e palla fuori, può recuperare Spinelli. Controfallo, stanno spezzettando il gioco i due direttori di gara. Avanza con il numero 2 Podgornik, gira su Manzi, Draskovic va sul lato cattivo, attacca Trieste, c'è il controfallo sanzionato ancora da Pedronil. Cuccovillo gira per il numero 9 Briganti, se ho visto bene c'è il fallo in attacco, può ripartire Trieste con Manzi. Manzi va a lungo, c'è il servizio sui 2 metri, espulsione, c'è l'espulsione, ancora Pozzetto per Briganti, secondo fallo grave, uomo in più Trieste, la gran parata di Spinelli. Spinelli dice no, può ancora attaccare il 7 Giuliano con Draskovic prestato a Cuccovillo. Siamo vicini alla boa di metà seconda frazione. Manzi può rientrare l'uomo che era stato espulso, il danno, il tiro, palla a schizzo, termina sopra la traversa, sfuma quest'altro uomo in più e sta chiudendo a riccio in difesa il Posillipo che ha allungato con i gol di Rocchino e Cuccovillo, ma la partita è lontana dal potersi ritenere chiusa. Attacca la formazione partenopea, Saccoia, lato cattivo per Valle, Giobatta Valle, fuori da Cuccovillo, posizione 3 per lui. C'è il controfallo, ancora sanzionato da D'Antoni. Draskovic va sul numero 6, Sedelmaier, palla sul lato cattivo, viene attaccato il giocatore Giuliano, si va ai 2 metri, il controllo, c'è in arrivo un cartellino, c'è il rigore, ammonito Pino Porzo per proteste e tiro di rigore
per Trieste. Tiro di rigore vibranti, le proteste di Pino Porzio. Ammonito. Non siamo convintissimi di questo tiro di rigore. Fallo grave a Valle che mette a tabellino la seconda infrazione del suo match. Draskovic ancora dal dischetto per andare sul meno uno. Fischio dell'arbitro, il tiro alla rete, ha incrociato un poderoso diagonale Draskovic. Lo rivediamo, una rasoiata che non lascia scampo a Spinelli. Poker, poker di Draskovic, poker, poker. I tamburi producono suono assordante e c'è tanto entusiasmo da parte del pubblico. Vuk Draskovic ha segnato il poker. Diamo un'occhiata al tabellone dei falli a rischio definitiva. Ci sono Lollo Briganti e Giobatta Valle in casa Posillip. Nessun giocatore con due falli in casa Trieste. Tutto pronto per la ripresa del gioco. Bertoli sul pallone e lui ad agire da centro in questo momento. Non vuol dare riferimenti il Posillip. Saccoia, prestato da Draskovic. Va da Milicic. Fallo semplice. Palla sul lato cattivo per Saccoia. Gira il pallone il Posillipo. Insomma, Saccoia le finte, il tiro e arriva Lazovic e devia. Cuccovillo. Saccoia. E il numero 2 somma ancora in possesso, scorrono i secondi, attacca il Posillipo, Saccoia, le finte, ancora torna da Somma. Somma palleggia, va di nuovo dal suo capitano che finta ancora la conclusione, lato cattivo per Cuccovillo, il tiro e la parata di Lazovic. Che era lì sul corto, pronto ad aspettare la conclusione di Nicola Cuccovillo. Avanza la formazione in calotta scura. E Trieste con Razzi. Razzi va in posizione centrale da Capitan Petronio. Le finte di Petronio. Il tiro è intercettato dalla difesa, si resta sul 5-4. Può ripartire il Posillipo con Paride Saccoia. Avanza il capitano e assordante, lo ripeto, il frastuono dei supporter partenopei. E Cuccovillo in possesso della palla. Fallo semplice, torna fuori da Saccoia, cambia fronte, si va verso i due metri, si chiude la difesa di Mirardi. Lazovic intercetta il pallone, lancia lungo, può ripartire Trieste con Sedelmaier, che è un po' il metronomo della squadra. Palla per Vuk Draskovic, le sue finte, lo presta Martiello, può andare in alto il tiro, ci prova, palla alta, 5-4 Posillipo. Spinelli ha recuperato il pallone, lo rilancia, c'è Bertoli che porta la sfera avanti, Zeno Bertoli, fischio dell'arbitro, espulsione, espulsione. C'è il Pozzetto e la rete Nicola Cuccovillo, 6-4, ha sfruttato rapidamente la superiorità numerica il Posillipo e Cuccovillo ha messo dentro per il più 2, nuovo più 2 Posillipo a 1-13 dall'intervallo lungo. Ecco qui il gol di Cuccovillo, 6-4. Sale alto il grido, posi posi, ma Trieste è viva e non ha alcuna voglia di mollare. Vediamo come reagisce il 7 di Mirardi. Gira il pallone la formazione giuliana, attacca per
riportarsi sul meno uno e tenere la partita in bilico. Manzi si può andare con l'alzo e tiro, c'è il fischio dell'arbitro, D'Antoni ferma il gioco. Pozzetto per il numero 11 Milicic, anche lui va a rischio definitiva, deve gestire i falli il Posillipo. Milicic, Manzi, mezza roba, servizio al palo, c'è il fallo semplice, può ancora attaccare Trieste. Draskovic, Manzi, il tiro al palo e rimbalza fuori la conclusione, ha tirato un proiettile Manzi, sfortunato, si è salvato Spinelli. Attacca ancora Trieste, mezza roba, il lob, palla sopra la traversa, si salva Spinelli. Ferma il gioco Riccardo D'Antoni, chiede di aspettare e di consegnare palla ad Arnaldo Petronilli. Doppia espulsione, il 4 Rocchino, lato Posillipo. Rocchino, ci ho visto bene, mezza roba, lato Trieste. Doppia espulsione, decisione salomonica per placare gli animi. Attacca il Posillipo, c'è il fallo, fallo in attacco, sfuma questa opportunità. 20 secondi all'intervallo lungo, uomo in più Posillipo, viene attaccato Marziali da Saccoia. Il gioco era fermo, il gioco era fermo, non si è avveduto forse del fischio Saccoia. E Lazovic che può rilanciare, va su Manzi, anzi no, su Mladosic, il tiro, la rete, la rete, la rete di Trieste con Mladosic che si è impadronito della sfera e ha capitalizzato l'uomo in più, 6-5, a 6 secondi e 1 dall'intervallo lungo. Torna sul meno 1 Trieste. Stanno comunicando tramite auricolare, credo. Vediamo qual è l'oggetto della discussione. Sembra tutto pronto per la ripresa del gioco. E il Posillipo ad attaccare, ultimi secondi. Somma prova dalla distanza, para Lazovic, suona la sirena. Andiamo all'intervallo lungo sul 6-5 per il Circolo Nautico Posillipo. Io restituisco la linea alla regia. Torniamo in diretta dalla piscina Scandone. Tutto pronto per l'inizio della seconda parte del confronto tra Circolo Nautico Posillipo, Pallanuoto Trieste. 6-5 dopo i primi 16 minuti. E ci apprestiamo, parte in questo momento con il fischio degli arbitri, a vivere una avvincente seconda parte di match. Rocchino si lancia sulla sfera e brucia in volata Mladosic e il Posillipo ad attaccare. Il tifo rossoverde continua incessante il suo sostegno, subisce fallo semplice Briganti che ha rischio definitiva, così come Milicic e Valle, deve gestire i problemi di falli mister Pino Forz. Mattiello, Cuccovillo, le finte, va centrale da Briganti. Cuccovillo prova ad andare al centro, c'è il fallo in attacco, fischiato a Giobattavalle, si era incuneato lui ai due metri. Attacca Trieste con Lazovic che rilancia, va da Mladosic su ala, ripartenza vincente del 6-5, c'è il fallo semplice. Mladosic e Draskovic, vai due metri, c'è il fallo in attacco commesso da Marziali, intercetta Spinelli, rilancia il Posillipo con Cuccovillo. Cuccovillo
Può andare in alto e tiro il Posillipo, ma preferisce palleggiare. Perimetro in posizione centrale per Briganti. Mattiello. Briganti, il tiro e palla che batte sulla parte superiore della traversa e va fuori. Può così ripartire il 7 in calotta scura col pronto rilancio di Lazovic su Tamás Delmaier. Lo pressa Briganti, va in fallo semplice, subisce il fallo semplice Manz. C'è il fischio, Pozzetto per il numero 7, fuori Serino, chiama time out Maurizio Mirardi, vuole i suoi a raccolta, un minuto di sospensione e il tecnico dei Giuliani chiede ai suoi di riordinare le idee per poter sfruttare nel migliore dei modi questa opportunità. Serino fuori per 20 secondi, c'è l'opportunità del pareggio. Trieste può tornare sul 6-6 dopo aver condotto all'inizio. Ha già finito sul versante opposto Pino Porzio di dare le indicazioni ai suoi per difendere questo attacco in inferiorità. Le squadre tornano nei rispettivi semicerchi, protesta il pubblico di Fede Rossoverde. E Lazovic a ricevere il pallone. Draskovic gira il pallone, la palla a nudo Trieste. Puk Draskovic va da Manzi, torna da Draskovic, le finte, palleggia Trieste, il tiro e sfuma il cronometro. Non finalizza questa superiorità numerica, sta scendendo il rendimento di Trieste in superiorità. Si va ai due metri e Manzi fa un gran recupero su Ciobattaval. È migliorato dal punto di vista difensivo Edo Manzi, ha salvato i suoi e ora possono ripartire. Si attacca con una coppa in meno, vantaggio dinamico perché Manzi era davanti a valle, si è fermato però. La palla ai due metri, viene chiuso Marziali. C'è il fallo sanzionato da Riccardo D'Antoni. Attacca al circolo nautico Posillipo. Avanza Rocchino sul lato cattivo, Mattia Rocchino. Consegna a Fabio Angelone, vai ai due metri. C'è l'espulsione sanzionata a Draskovic da Petronilli. Pozzetto è uomo in più Posillipo, che ha la palla per tornare a più due, gira il pallone, sfugge dalle mani del giocatore in calotta bianca Rocchino, para Lazovic, il tiro, ancora la parata, doppio intervento decisivo di Deki Lazovic che salva i suoi dalla nuova capitolazione. Posillipo che non finalizza, Trieste che può ripartire, Manzi va sul lato buono con la posizione 5, conclusione di Trieste, palla che scivola sul fronte opposto, servizio a due metri, non ci arriva Marziali, può recuperare così la palla Spinelli. Roberto Spinelli in possesso della sfera, si prepara a rilanciare, va su Giuliano Mattiello, fallo semplice, chiama in più il pubblico, servizio sul lato cattivo, c'è il fallo semplice su Bertoli che torna fuori da Mattiello. Cuccovillo, le finte, il tiro alla rete, Nicola Cuccovillo scalda il cannone, lo arma e fa partire il proiettile che non lascia scampo a Lazovic, 7-5, in cui un fattore Nicola Cuccovillo. Siamo a 3:52 dalla fine del terzo parziale, c'è un cartellino e un rosso
alla panchina del Posillipo. C'è qualcuno che deve uscire, penso il dirigente accompagnatore. C'è stato un cartellino rosso, espulso il dirigente accompagnatore. Si aspetta qualche secondo per riprendere il gioco. Esita ancora D'Antoni, è uscito l'espulso dal piano vasca. E la Trieste che avanza con Sedelmeier, pressato forte da Briganti. Manzi. C'è fallo grave per il Posillipo. Angelone, 20 secondi nel pozzetto, uomo in più Trieste. Ferma D'Antoni, doppia per la palla a nodo Trieste. Manzi, palleggia Trieste, prova a liberare il tiratore, suggia la palla dalle mani, si torna a Manzi, tira il palo, si salva il Posillipo, si infrange sul palo il missile che ha lasciato partire Manzi. E il Posillipo che si riporta avanti con Saccoia. Pari di Saccoia. Fischio di D'Antoni e time out. Fuori mezza roba. Uomo in più Posillipo. Stavolta è Pino Porzio che chiama i suoi a raccolta. Vuole dettare le indicazioni per sfruttare questo uomo in più. Potrebbe voler dire andare a più 3 in un momento cruciale del match. Partita che si sta snodando sui binari di un sostanziale equilibrio. Posillipo che sta capitalizzando in maniera esemplare le occasioni create con il suo bomber mancino tra i protagonisti. Pino Porzio catechizza i suoi. Miracchi ha già finito invece di dare le indicazioni per questa azione difensiva. Torna nel suo semicerchio il Posillipo. Spinelli è pronto a ricevere il pallone, a dare là a questa azione. Spinelli gira il pallone, il circolo nautico Posillipo. Bertoli, Mattiello, Somma. Bertoli gira continuamente il pallone sul perimetro a gran velocità, il 7 rosso verde. Mattiello torna da Cuccovillo. Zeno Bertoli accelera, può rientrare il giocatore espulso, ma è finito il tempo. Non finalizza l'uomo in più il Posillipo. Impeding, fallo in ripartenza. Somma nel pozzetto. Vuole palla D'Antoni. Anzi, chiede che sia consegnata a Petronelli. C'è un cartellino rosso in arrivo. Espulsione con sostituzione per Somma. Credo che abbia protestato. Espulso con sostituzione definitiva. Perde un giocatore Pino Porzio. Forse ha detto qualcosa di troppo sul fallo in ripartenza che gli era stato sanzionato. Cartellino rosso ad Agostino Somma, top scorer dei suoi in quel di Catania sabato scorso. 2:35 a fine terzo tempo. Si arrabbia Pino Porzio. Sta catechizzando il suo giocatore. Palla in mano a Petronilli. Vediamo cosa manca ora per la ripresa del gioco. È stato espulso il giocatore Posillipino. Può battere Vuk Drašković. Ancora il Montenegrino. Attacca Trieste. Gira il pallone la formazione in calottina scura.
palleggiano ancora i giuliani. Manzi, Sedlmayr, Draskovic, la bomba e ancora si salva il Posillip. Spinelli con l'aiuto dei legni e ammonizione a tutta la squadra per simulazione. Attacca ancora Trieste, gira il pallone, avanza Manzi, c'è il fallo in attacco sanzionato da D'Antoni. Può attaccare il circolo partenopeo con Giuliano Mattiello. Avanzano i rossoverdi, anzi era Fabio Angelone ad aver servito Mattiello, che ha commesso un errore in appoggio. Può rilanciare la sua azione Trieste. De Kilazovic, Manzi, Manzi avanza, parziale in equilibrio, il tiro improvviso, Spinelli è pronto sul palo corto, 7-5 a 1-20 dalla fine della penultima frazione. È assordante il grido posi posi, il pubblico cerca di spingere i suoi giocatori, c'è il cambio volante a metà vasca. Può attaccare ancora la formazione rossoverde, Giobatta Valle, Mattiello, Giobatta Valle in possesso della sfera, il tiro e la parata alzato sopra la traversa Lazovic. Si arrabbia con i suoi, allarga le braccia a Mirarchi. D'Antoni è pronto a rimettere palla in vasca, Giobatta Valle. Gira palla la formazione rosso-verde. Bertoli, Mattiello, Mattiello, Bertoli, Bertoli. Fischio del direttore di gara, Pozzetto per Razzi. Uomo in più Posillipo, 37 secondi alla fine del terzo parziale. Cuccovillo, Bertoli, Mattiello, Valle, va fuori ancora da Bertoli, Cuccovillo palleggia, torna da Bertoli, Zeno Bertoli, Mattiello il tiro, la traversa, sfortunatissimo il Posillipo, va a recuperare il pallone, rientra però il giocatore che era stato espulso, si torna in parità. Bertoli, Bertoli manovra, esita Bertoli, torna da Cuccovillo, trascorrono i secondi, deve provarci Nicola Cuccovillo, vai due metri, c'è l'attacco regolare, suona la sirena di fine terzo parziale. Si chiude così la penultima frazione di gioco sul 7-5 per il circolo nautico Posillipo. Noi possiamo dare la linea alla regia. Rientriamo in diretta dalla Scandone, le squadre stanno completando l'allineamento sulle rispettive linee di porta, siamo pronti a vivere gli ultimi 8 entusiasmanti minuti del confronto tra Circolo Nautico Posillipo e Pallanuoto Trieste, 7-5 per i partenopei dopo 24 minuti, vediamo se i padroni di casa chiudono i conti o se i giuliani hanno la forza di colmare questo gap. Espulso nel terzo tempo per proteste somma. Tutto pronto, parte lo sprint. Vediamo chi conquista la prima contesa. È Trieste ad avere ragione con mezza roba. Adesso è Vuk Draskovic in possesso del pallone. Il montenegrino va da Edo Manzi. Manzi gestisce pressato, attacca ancora Trieste con Draskovic e va al centro, conquista l'espulsione Marziali. Bertoli, secondo fallo grave anche per lui,
continua ad attaccare la formazione giuliana. Drašković, le finte, ancora Drašković, tira la rete, torna sul meno uno Trieste in apertura di frazione. Lo rivediamo, ha roteato il braccio più volte e ha lasciato partire una botta improvvisa sul palo lontano. Buk Drašković, se ho fatto bene i conti, poker per lui. Poker per Buk Drašković. Riprende il gioco Posillipo, che imbastisce l'azione con Giabattavalle, che ha dato a Nicola Cuccovillo. Pressing su di lui di Buk Drašković. Subisce il fallo semplice Mattiello. Va in posizione 5 da Milos Milicic. Si affida ora all'esperienza Pino Porzio. Valle. E fallo semplice. Espulsione, anzi fallo grave, espulsione. Razzi, uomo in più, Posillipo. Razzi nel pozzetto. Secondo fallo grave anche per lui. Cuccovillo, Valle zinta il tiro, cambia fronte a Mattiello, al palo la parata prodigiosa di Lazović su Milicic, recupera Manzi, rimette in moto i suoi con Drašković, pressato da Saccoia, fallo semplice, c'è l'opportunità della controfuga, può andarsene Trieste, cambia fronte, palla ai 2 metri per Marziali, anzi per Mezzaroba, che pugna il tiro e la rete, agito da Centroboa Mezzaroba, e Michele Mezzaroba sull'assist di Sedelmeier, se ho visto bene si è girato, è insaccato il 7-7, terribile 1-2 di Trieste nel giro di un minuto. La partita, lo avevamo detto, non è finita, 7-7, 6-23 alla fine del match. Diversi giocatori a rischio definitiva per il Posillipo: Milicic, Bertoli, Briganti, Giobattavalle, Cuccovillo, Nicola Cuccovillo, Saccoia, Paride Saccoia, Nicola Cuccovillo, ancora va da Paride Saccoia, dialogano i due sul perimetro, Nicola Cuccovillo, Paride Saccoia, vai 2 metri, c'è l'anticipo, un fallo semplice conquistato da Aiello. Saccoia, c'è il fallo grave, Podgornik, uomo in più Posillipo, gira il pallone, il 7 in calotta bianca, Cuccovillo, sballa la conclusione, totalmente sballata la conclusione di uno dei migliori dei suoi. Lazović rimette in moto Trieste, che può attaccare, anticipo vincente, legge benissimo la traiettoria del passaggio Saccoia e riparte in controfuga, prova a rimontarlo il suo diretto marcatore, ma in vantaggio Saccoia. Vediamo se va fino in fondo, torna su di lui Mezzaroba, resiste Saccoia, il tiro, la traversa, ancora la sfortuna, penalizza il Posillipo, Sedelmeier recupera la palla, rilancia lungo su Manzi, c'è il fallo in attacco, Spinelli può rilanciare l'azione, può attaccare il Posillipo, avanzano i rossoverdi, gira la palla a formazione partenopea, espulsione sanzionata a Manzi, uomo in più Posillipo, se ho visto bene primo fallo grave per Edo Manzi, uno degli ex di giornata insieme a Marziali. Mattiello, il tiro, ancora Lazović che tiene Trieste su, gira il pallone, la parata ancora del portiere montenegrino. Lazović esita, fa trascorrere i secondi prima di rilanciare,
Siamo vicini alla boa di metà parziale. È un supplementare da poco più di 4 minuti per decidere chi avrà la meglio. L'arbitro ha chiamato a sé il pallone. Vediamo qual è il problema. Ha bisogno dell'intervento medico Edoardo Manzi. Viene chiamato il dottore, ha subito un colpo. Si avvicina al bordo vasca. Lo aiutano ad alzarsi. Vediamo se chiedono il medical timeout. Una botta sulla faccia. Intontito Manzi, subito un bel colpo. Gioco fermo. Mancano 4:04 alla fine del match. Stanno tamponando con il ghiaccio. Chiama a gran voce il suo capitano Borzo. Continuano le cure del caso a Edo Manzi, che è ancora intontito. Saranno le conseguenze della botta. Non è facile. Sta protestando. Se ho visto bene, Giuliano Mattiello. Giuliano Mattiello dialoga fitto con Pedro Nilli. Non è convinto di qualche chiamata arbitrale. Ancora Manzi a bordo vasca. Vediamo se prova a rientrare. C'è stato un giallo nel mentre, credo Mirarchi ha protestato, ha ammonito anche lui, ha ammonito i due tecnici, espulso un accompagnatore del Posillipo. E rientra lentamente in vasca Edo Manzi. Si torna in parità numerica. Palla in acqua. Draskovic può attaccare Trieste con pochi secondi a disposizione. Rientra il numero 12 Saccoia, completa il recupero. Torna sull'avversario, gli ruba palla. Riparte il Posillipo, meno di 4 minuti alla fine. La palla è su Giuliano Mattiello, subisce il fallo semplice di Manzi. Minicic, palla centrale su Saccoia. Fischio dell'arbitro, chiede palla a Pedro Nilli. Credo se ne arriva una doppia, e infatti il 10 da un lato e il 5 dall'altro. Credo che finisce la partita per Zeno Bertoli. E fallo grave anche per Luca Marziali. Doppia salomonica. Toglie ogni problema. Gira palla il Posillipo, prova a liberare il tiratore alla conclusione. La formazione partenopea sta scadendo il tempo, sfuma questo uomo in più. Mladosic va in verticale sul lato cattivo. C'è il fallo semplice di Cuccovillo su Sedelmaier. Draskovic, pressato da Saccoia, non lo lascia, gli concede un millimetro. Vediamo se Mezzaroba ha l'opportunità di andare al tiro. Finta, ci prova, deviato dal difensore. Può rilanciare la sua azione il Posillipo a 3 minuti dalla fine.
7-7. Avanza Rocchino. Saccoia. D'Antoni ha visto tutto. C'è l'espulsione, chiama time out Pino Porzio, fuori mezza roba. Time out Posillipo. Vediamo quali indicazioni dai suoi mister Porzio per riuscire a capitalizzare una superiorità numerica che potrebbe risultare decisiva. Duello punto a punto, partita equilibrata, la posta in palio pesa già. Questo è un campionato che, tolte le prime due, ha tante formazioni in grado di potersi inserire in zona playoff e quindi i punti negli scontri diretti valgono doppio. E davanti al pubblico amico non bisogna, per usare un termine di un altro gergo, fare prigionieri, ma cercare di raccogliere il maggior numero possibile di punti. Tornano in acqua le due squadre. Vediamo Spinelli che è pronto a ricevere la sfera. Roberto Spinelli è il possesso. È il Posillipo ad avanzare con Briganti. Saccoia, pari dei Saccoia. Briganti gira sul Rocchino. Rocchino dal lato cattivo, cambia ancora il fronte per Saccoia. Palla su in posizione 3. Ancora uomo in più, terzo fallo grave per Razzi. Nuovo uomo in più, Posillipo ancora all'attacco, rientra il primo giocatore espulso, Posillipo a rete, Paride Saccoia, riceve la traccia dei Briganti, lo rivediamo sul rientro del primo giocatore, servito in posizione 5, fila Lazovic sul palo corto. 8-7 Posillipo a 2.27 dal suono della sirena conclusiva. In vantaggio la formazione partenopea. Avanza Trieste con Sedelmaier. Manzi. Draskovic, fallo di Rocchino, uomo in più Trieste, Sedelmaier, Manzi, palla sulla posizione 5, passaggio impreciso, Draskovic, palla ai 2 metri, la rete ha deviato sotto misura Ray Petronio, che era entrato come doppio centro. 8-8, doppio centro al fianco di Marziali per andare in profondità e Re Petronio ha trovato il tapin vincente. Rete del capitano per il nuovo pareggio, 2 minuti alla fine, vediamo chi avrà ragione. Si aspetta il segnale dei due direttori di gara. Attacca il Posillipo con Cuccovillo, meno di 2 minuti alla fine, 1.50 ora. Posillipo in possesso della sfera, che ora sul lato cattivo, con pari dei Saccoia, svaria su tutto il fronte offensivo il capitano. Va in posizione 3 da Giuliano Mattiello, finta l'alzo e tiro, torna a Cuccovillo, Giuliano Mattiello, va ai 2 metri, espulsione, pozzetto per Podgornik, nuovo uomo in più Posillipo, si gioca sulla superiorità numerica, grande anticipo di Mladosic, palla ancora per il Posillipo, Cuccovillo, girano il pallone i rossoverdi con Briganti, torna in posizione 3, Cuccovillo, le finte, il tiro e la palla fuori. Ci ha messo però una mano Lazovic, perché attacca ancora il Posillipo a 1.16 dalla fine. Il tiro sul lato cattivo ancora De Chi Lazovic, che mette la firma, un altro intervento importante,
Lazovic rilancia su Edomanzi. Ultimo minuto di gioco che inizia ora. Avanza Trieste. Fallo e possibilità di alzo e tiro. Draskovic. Manzi ci prova il tiro, palla fuori. Spinelli. Spinelli. Sale alto il grido, posi, può essere l'ultimo attacco dei partenopei. Cuccovillo va in verticale, cercare il compagno libero, viene chiuso, fallo semplice su Briganti. Attacca il Posillipo, vuole andare all'ultimo tiro per provare a vincere. Mattiello braccato dall'avversario, vai 2 metri, c'è espulsione. Time out Trieste. Mirarchi vuole sfruttare la palla della vittoria, vuole giocarsela fino in fondo. Ultima possibilità, 8-8, pareggio sostanzialmente giusto se dovesse finire così, per quanto si è visto. Vediamo cosa chiede suoi Mirarchi per quest'ultima azione. Confabula Fitto con i suoi, indica le posizioni. Pino Porzio invece è stato rapido nell'indicare cosa fare in difesa ai suoi. Continua a mimare i movimenti Mirarchi, lo vediamo inquadrato in primo piano. Suona la sirena, la squadra torna ad allinearsi nel suo semicerchio. Ultimi 20 secondi di fuoco per questo match. 8-8, 20 secondi. Vediamo cosa succede. Draskovic, Manzi. Draskovic mantiene il possesso del pallone, può andare fino in fondo Trieste. Vediamo se riesce a tirare, prova a chiudere Rocchino, bracca il suo diretto rivale, recupera la palla. Suona la sirena, termina con un punteggio di 8-8. D'Antoni aveva espulso 2 giocatori in chiusura per simultanea. Termina la partita con un 8-8 che, ripeto, sostanzialmente giusto, frutto di quanto si è visto in vasca. Impattano e tornano a casa col primo pareggio stagionale, Posillipo e Trieste. Dalla Scandone è tutto. Io ringrazio tutti i nostri spettatori e do la linea alla regia.